dove è partita la nostra inchiesta. All'interno di questi palazzoni ci sono anche i figli della signora Di Silvio. Guardate. Quella che vedete contare i soldi è la figlia di Maria Grazia Di Silvio. Si chiama Valentina Travali e al momento si trova in carcere assieme ai fratelli Angelo e Salvatore. Ma non è l'unica della famiglia Travali ad apparire in questo video. Levo le catene, passo nel quartiere, bandiere bianche e nere, passa un carabiniere. Dietro a quei passamontagna si trova anche il nipote di Maria Grazia, detto Papù, un minorenne, come la maggior parte dei ragazzi di questo video. Glielo augurerebbe? Ma mio nipote, allora studia, non c'ha che fa con nessuno, non c'ha precedente. È un ragazzo, sì, è un ragazzo pulitissimo. Si è inventato di fare una canzone, tutto questo, perché? Perché? Eh no, glielo sto chiedendo. Perché c'era Bule e Paletta, qual è il reato? Faccio una certa impressione che dei ragazzini di 14 anni chiedano la liberazione di persone coinvolte in questo giro. È da più da 3 anni. Uè, puta, ti scopo in tuta. Paletta e Bula sono in realtà i soprannomi di Angelo e Salvatore Travali, i boss dei palazzoni di Latina, figli di Maria Grazia. E proprio in questo passaggio i ragazzi del video augurano la loro liberazione. Stai tranquillo zio, tutto passa in fretta, triga beffi Paletta, l'ho scritto anche sui muri della cameretta, zio Bula esci in fretta. Nella canzone sembra quasi che no, abbiano idolatrino queste figure, Paletta, Bula, cioè i figli, no? Angelo e i suoi figli, Angelo e Salvatore. Non ho voluto fare un pezzi così. Ma no, perché sono mafiosi. Però sembrava che si augurassero la liberazione ai suoi figli. Ma no, è la canzone proprio così. Ragazzi, 14 anni, perché c'era Valentina Travali. La liberazione. No, perché c'era Valentina Travali, no, in mezzo. Perché chiedevano la liberazione di video parlano ancora peggio. Come mai non sono stati pubblicati? Però, come c'è Nico Pandetta che ha fatto la canzone per lo zio che è boss. Lei segue perché? Nico Pandetta? Certo che lo seguo. Nico Pandetta, cantante neomelodico catanese, è una nostra vecchia conoscenza, noto soprattutto per essere il nipote del boss di Cosa Nostra, Turi Cappello, oggi al 41 bis. L'hanno arrestato, l'hanno fermato, gli hanno levato la patente, c'ha il 41 bis lo zio, c'ha tutte le sette generazioni, sono mafiosi, lui sta ancora adesso e sta cantando, come mai non è stato stoppato?